Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Game Busters. Siamo su Horizon Zero Dawn e siamo in una missione principale, alla ricerca di Olin. Quindi dobbiamo arrivare in questi scavi e vedere se riusciamo a trovare Olin. Che Olin è quel bastardone, lo ricordiamo che. ci ha venduto Esatto. agli assassini. Anche se poi abbiamo capito leggendo Che l'ha il fatto suo solo per diario che l'ha fatto, salvare. esatto, per salvare la sua famiglia. Dobbiamo Sì. far vedere dove siamo. Sì. Come. È questo che volete fare? Riportare queste antiche cose in vita. Il loro potere ci serve. Macchine demoniache che risiedono sottoterra. Ma è un incubo. Incubo, sì. Gli incubi peggiori dei nostri nemici diventano realtà. Sì, alzati! Cammina. Lazzaro. Io che volevo prenderlo da solo. Queste cose ci distruggeranno! Distruggeranno solo i nostri nemici e ci riporteranno le terre che abbiamo perso! Il focus non funziona più. Setacciate l'area! Potremmo avere ospiti! Perdona questa intrusione, Aloy. Non mi lasci altra scelta. E chi è? Nick Valentine. Chi parla? Una parte in causa. I loro Te la focus ricordi, sono Lois? disattivati, ma non so per quanto. Il resto sta a te. Chi è che parla? Allora, siamo in pratica a nord di Meridiana. Qua c'è la città. E noi siamo qui a nord. Dobbiamo scoprire chi parla. Nick Secondo me è Nick. Valentine. Sì. Per chi non lo conoscesse, è un grandissimo personaggio di Fallout 4. Uccidi i corruttori e i cultisti. Sei È un gioco da ragazzi proprio, eh. Meno male che ci siamo equipaggiati di un arco di precisione e pronto? Sì. poi da come avete potuto vedere di una nuova armatura che ha in pratica resistenza a tutti i tipi di danni di 15 punti rispetto a quella che avevamo prima che era solo insomma incentrata sulla furtività. Speriamo Esatto. di non fare brutte figure anche con questa armatura. Abbiamo preso un arco migliore, abbiamo preso una fionda lanciabombe, Sì. che secondo me useremo molto presto, e anche questa nuova armatura. Abbiamo venduto l'universo però per comprarci queste cose. Sì, tutto quello che avevamo nell'inventario abbiamo. Gemme, oggetti, addirittura i legnetti abbiamo venduto. Però non sarà facile uccidere tutti quanti. Secondo me No. dobbiamo andare un po' di furtività, un po' di. Lì su, come la vedi, come lancio dall'alto? Come cecchinaggio? Ah, 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 ah. Attenzione, appena si rigira ne andiamo alle Lo spalle. rigiriamo noi bene per le feste. E girati su. Ok, Non perfetto. cadere giù, Aloy, però. Ok, guardiamoci intorno.
Nessuno ci ha visto, benissimo. Comunque, chi ti ha detto di salire qua sopra? Non lo so. Cioè, questa prende iniziative proprio come se niente Allora, lì ce fosse. n'è un altro là Sì, ho sopra, dietro la visto. colonna. Ho visto. Dici che si muove? Spero di no. Sta succedendo? Che è successo laggiù? Non riesce a inquadrarlo col focus. Cultista cecchino. Si è ferito da solo, evidentemente. E ce n'è un altro. Meglio toglierci da mezzo i cecchini subito. Sì. Lo vedo già pronto con la freccia. E Ah, ma non come possiamo. passiamo qua? Forse dovremmo saltare qua, forse. Non credo. Attenzione, chi ha visto. Ok. Forse possiamo provare una freccia. Una di questi di precisione. Cercando di non sbagliare. Ci giochiamo molto con questa freccia. Si muove troppo rapidamente però. Però ho visto che hai equipaggiato automaticamente due. Hai incoccato due frecce direttamente, perché? No, una Ok. sola, ok. Troppo veloce, eh? Sì, anche perché si muove anche un po' in maniera inconsulta, un po' inquietante questa cosa. Cioè fa questo giro un po' strano. Forse deve andare Giro al cesso. a 8. Ancora, Vabbè, ancora, ancora, ancora. Grande. Nessuno ti ha però mi ha visto e fatto nessuno ti ha sprecare due sentito. frecce di Due precisione. frecce di precisione che non costano neanche poco No. equipaggiarle. Ma ci sta. Attenzione che vedo qualcuno allarmato. Ah, stanno salendo. Vabbè, ma tu ma che vuoi da laggiù a rompere il cazzo, eh? Vai. Vabbè, se riesce a salire ce la facciamo fuori. Si sta Ancora. salendo. No, si è fermato. Ok, adesso dobbiamo scegliere la strategia migliore. Per non farci ammazzare subito. Tu sei per attaccare prima gli umani o prima le macchine? Allora, io vorrei anche tentare in realtà con quest'arco di precisione fare fuori un po' di umani e poi dedicarci alle Va bene. macchine. Non sarebbe male come Però gli strategia. umani sono troppo vicini tra di loro, quindi si vede subito il cadavere. Però aspetta, questo c'ha la vampa, quindi se lo riuscissimo a far Hai ragione. esplodere. Magari quando è vicino agli altri. Sarebbe Sì. un colpo non indifferente. Oppure quando è vicino a qualche macchina. Cercare di capire che giro fa. Ok, quello fa il giro della valle. Non è una situazione facile, eh?
No. Però magari se questo qui giù capita qui in mezzo e capita anche questo qui, potremmo cercare di... Prendere due piccioni con una fava, dici tu. Magari c'è anche magari c'è anche la macchina, no? No, sta troppo lontano. No, non si avvicina così. Se no questo lo potremmo prendere con l'arco di Sì. precisione. Anche se di livello 4 però potremmo anche provare con l'arco È rischioso. normale. Rischioso, È rischioso. eh? Proviamo. Che Sì. Puoi zoomare? Puoi zoomare? dici? No, più di questo no. Piano. 175 danni gli hai fatto. Sì. Prima ne facevamo Spero non 14. sia uno dei nostri. No, vabbè, però in testa ne facevamo 70. Col colpo alla testa. Uomo a terra! Ora. No, voglio vedere se si avvicina qualcuno così li faccio saltare in aria, sti stronzi. Sei troppo lontano però. Vabbè, col cazzo. Ma che Ora siamo ufficialmente nei guai. Non credo che le macchine però possano salire fino a qua, eh? Che ne pensi? Penso, spero di no. Facciamo un po' calmare le acque, vediamo che succede. Lanciamo un sasso. Si sono arresi. Ok. Ma si uccidono fra di loro. Per ora siamo al sicuro. Sulla guardia. Ma chi lo sa? Bellissimo. Speriamo che non abbiano allarmi però. No, credo di no. Non c'è nessuno. Ma con chi se la prende sto No, scemo? se lo prende con i nostri nemici, va bene così. Infatti. Però è inevitabile. Se l'è presa con Olin. L'ha sfracellata a terra. Speriamo che se muore Olin non dobbiamo rifare tutto da capo. No, credo di no. Ma io l'altra macchina non la vedo, tra l'altro, eh. Ah, ne è una sola almeno. Vediamo questa che cosa è vulnerabile. Chi se la sta prendendo con Fuoco e Olin? lacerazione. Ma che cazzo gli è preso all'improvviso? Stai bene? Sta succedendo di tutto, fuori il Ho una nostro posizione a controllo. cui tornare. Allora, corpo vulnerabile al fuoco, mentre queste due cose, insomma, Però si queste muove molto due velocemente, purtroppo. cose. Allora. Ah, è Olin che sta lottando. Olin, non mi morire però, perché Olin si sta ribellando e sta... Ok. Sarona. Non gli abbiamo fatto un cazzo però questa. No, Ha lanciato la freccia incendiaria. quella. No, devi colpire i serbatoi. Ma i serbatoi sono vulnerabili alla penetrazione, no? Al Non al fuoco. fuoco. No.
Comunque uno gliel'ho distrutto, eh. No, corpo vulnerabile al fuoco. Ah, ok. Lanciagranate, capito? Vulnerabile alla predazione. Vediamo un po'. Te ne si avvicina. Ho provato a farti il giro dall'alto. Tanto ormai umani non ce ne sono più. Tu dici? Mm. Eh sì. No! Vabbè, ormai siamo scesi. Ok, all'improvviso si è attivata. Posso cavarmela? Oh, no. Sì, eh. Non può averti visto, è impossibile. No. Buono. Però poco danno. Gliel'ho scassata? No. Vogliamo provare una di quelle bombe. Io voglio distruggere il lanciagranate prima. Però se si stesse un po' fermo. Sei visibile, t'ha visto. Scappa. Parole famose. Eh? Le ultime parole famose. Non si può risalire di nuovo dove stavamo prima, che era un posto bello, tranquillo, sistemato. Dobbiamo risolvere il problema. Da qua, da qua, da qua, destra, sinistra adesso. Ho visto delle sporgenze. Vabbè, però si è fermato, non ci segue più. Allora. L'ha visto. Molly, che cazzo fai? Vieni da noi. Cosa devo fare? Cosa devi fare? Pesce danno poco, che si fa? Ho la tua ricompensa, proprio qui. Ma dopo gli butto una bella fionda, mi avvicino, una fionda per in testa. Proviamo. Noi l'altro corruttore a Porta della Madre l'abbiamo fatto fuori con il lanciacorde. Sì. Ci siamo di nuovo. No! Ti ha visto, ti ha visto.
Il lanciacorde non l'abbiamo equipaggiato, penso. Colpo silenzioso. Ah, no, che peccato. Che glielo faccio? Vai dietro. Se non gli facevi un bel danno col colpo silenzioso. Tu dici? Mm. Comunque siamo molto più protetti con questa corazza. Sì, sì, non ci ha fatto quasi niente. Ah, bene. Avvicinati di più. Magari dall'alto avvicinandoti un po' gli puoi lanciare anche una bomba una esplosiva. Bella... Sì. Per non cadere, ok. Dove sta? Dai, è pronto per noi. Aspetta, però. È vulnerabile. Proviamo? Sì. Ah. Una gittata proprio ridicola. Dai. Ma che... No, sì. La sprechiamo così. Allora, facciamo un attimo una cosa. Togliamo sta fionda, mettiamo il lanciacorde. Quindi devi scendere per il lanciacorde. Sì. Se ne va sta cretina dei vicini. Ottimo. Pochissimo danno. Mamma mia, che cazzo. Vabbè, quindi anche il lanciacordi direi che perdiamo tempo. Oh, ecco un ragazzo. Una bestia non indifferente comunque. Colpo silenzioso. Noi abbiamo fatto un cazzo. Corri. Dai Odin, dacci una mano. Vabbè dai, abbiamo tolto parecchia energia però. Senta il masso. In pieno. Ma l'ho visto proprio in faccia. Curati subito. Equipaggiati, perfetto. Lento. Non ti interpolare, Aloy. Facci il suo favore. Ok, non ti vede. Appena passa un altro colpo silenzioso. Se passa. E dove sta? Dobbiamo provare la fionda da qua. Cazzo. No. Passa, passa, passa colpo silenzioso. Ok, non ti vede.
troppo silenzioso. Bello questo. Sento. Via. Ma questo Olin, cioè, sta facendo il cagasotto come quello nella prova là, come si chiamava? È bello avere di nuovo. Basta. Basta. Non ti vede teoricamente. Silenzioso. Bellissimo danno. Fammi morire proprio adesso. Non possiamo perdere. No, pure secondo me. No. Dai, quasi morto. Ancora un'altra. Olin, dacci una mano, fratello caro, mamma mia. Silenzioso. Cazzo ci vuole per farlo morire? Manca proprio uno sputo di vita. Ah, no, è morto. Ah, ok. Che ci è voluto, mamma mia. Ma possiamo pure respirare. Un bel recipiente antico, un altro ci voleva. È stato difficilissimo. Vediamo che ci dà come ricompensa. Speriamo qualcosa di buono. Ma 60 frammenti. Perciò luminosa, vabbè, insomma, speriamo un po' di più. Pozione. Vetro del deserto, questo ce lo prendiamo subito. Olin, che ci devi di? Che ci devi dare? Sta tutto sfravecato a terra, guarda. Lo giuro! Ti dirò tutto quanto. So che lo farai. Gli assassini che mi hanno assalito, chi sono? L'Eclissi, una specie di guerrieri sacri. O un culto dei Cargia delle Ombre. Cargia delle Ombre? Non assomigliano a nessun Cargia che conosca. Non venerano il sole, adorano una sorta di demone. Le loro superstizioni non mi interessano. Oh, non è una superstizione. Il demone è reale. Ha un nome, una voce terribile. E loro eseguono il suo volere. E chi è questo demone? Hai detto che il demone che l'Eclissi venera ha un nome. Ade, lo chiamano così. Ade, e tu l'hai sentito parlare? Lo giuro sulla mia anima, sì. Solo una volta, quando ti ha visto. Quella voce. Uno stridore freddo e terribile che ti graffia le ossa e scava le budella. Un suono metallico, ma nulla che si possa trovare sottoterra o in una fucina. E cosa ti ha detto? Minaccia di sistema rilevata. Solo quattro parole. Ma con la voce del demonio. Che cercano questi cultisti dell'Eclissi oltre a me? Non l'hanno mai detto. Ma data la guerra civile dei Cargia, vorranno rovesciare il Re Sole Avad e riprendersi Meridiana. E io cosa c'entro in questo? Non lo so! Quando hanno attaccato la prova, un uomo mi ha afferrato. Forte, dallo sguardo gelido. Elis. E chi è? Il terrore del sole. Noi Oseram lo chiamavamo collezionista di corpi quando era il campione del Re Sole Folle. Magari fosse morto col suo re. Invece ora guida l'Eclissi. Credimi, è l'uomo più pericoloso che esista. Come ha fatto l'Eclissi a reclutarti? So che hanno preso la tua famiglia. Perché proprio te? Ero un rovistatore. Cercavo imposti dimenticati ed ero bravo. Immagino sapessero che gli sarei stato utile.
Stavo scavando vicino a fine del creatore. Sono riemerso ed erano lì. Ho riso quando ho visto il sacerdote. Ma poi mi ha mostrato l'incentivo di Elis. Qualcosa è cambiato. Ho smesso di ridere. Mi hanno dato un focus per controllarmi. Ho eseguito gli ordini. Avevi accesso a Meridiana. Perché non usarti per arrivare ad Abad? Ho le mani troppo sporche per un'udienza con l'unico vero Re Sole. Ma qualsiasi cosa Erso o Erend mi dicessero, l'Eclissi ascoltava tramite il mio focus. Ecco perché non ho potuto avvisarti. Se l'avessi fatto, la mia famiglia sarebbe morta. Ah, ecco. Vabbè, esiste la scrittura, però o non la utilizzano. Ma forse vedono lo stesso. Perché l'Eclissi riesuma macchine antiche? E come le fa funzionare? Credevo che le volessero per le parti, ma le hanno riportate in vita. Hanno inserito una specie di dispositivo nelle carcasse, così che Ade potesse sussurrare ed evocarli dalla tomba. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Ce ne sono altre? Sì. Quelle che hai affrontato oggi si chiamano corruttori, ma ce ne sono altre, più grandi e piene zeppe di armi antiche. Quelle sono gli sterminatori. Le avevo viste soltanto sepolte nel terreno, ma dopo oggi tutto è possibile. A me sembra che stiano creando un esercito. Se così fosse, il mondo finirebbe. E sarebbe anche colpa mia. Eh sì. Sì, ma queste macchine che le ha messe? Cioè... L'Eclissi doveva uccidermi perché somiglio a un'altra donna. Forse ha il doppio dei miei anni, capelli corti. Chi è? Non so, il mio focus ha trovato la sua immagine nelle rovine di fine del creatore. Forse puoi trovarla lì. Hai trovato la sua immagine? Come? C'era una porta, e dietro a essa un antico dispositivo che conteneva l'immagine. Il focus ha registrato la posizione. Sembrate identiche. È tua madre? Sono io che faccio le domande. Quelle domande le faccio io. In realtà. Basta così. È ora di farla finita. Prendi pure la mia vita. Ma se hai un po' di pietà, libera la mia famiglia. Ti prego. Dove l'hanno portata? Il mio focus ha registrato la posizione. Ci sono sempre delle guardie. Ma non saranno un problema per te. Redimimi. È giunta la tua ora, è complicato. Che si fa? Io lo salverei, sinceramente, fa pure un poco tenerezza. Ho paura di Dio, alla fine. Fa pure un poco di... Giunta la tua ora, no? Sono un po' troppo cattiva. La giustizialista. Mi sembra un po' eccessivo. È complicato, non ci siamo, vediamo. Vedremo. Che ne pensi? Io lo ridimimiamolo. Ci vorranno parecchie buone azioni per rimediare ai crimini che hai commesso. Dai, siamo bravi. Risparmi la vita. Dopo quello che ho fatto. Redimiti. Sì. Forgiati una nuova vita, Olin. Una migliore di questa. Allora sarò in debito con te per il resto della vita. Va bene. Raggiungi il luogo dove la tua famiglia è prigioniera e potrebbe... Le prime vite che salverai saranno le loro. Non ho meritato questa pietà, ma morirei pur di darle valore. Ti aspetterò là. Più avanti potrebbe darci qualche oggetto, qualcosa. Va bene. Abbiamo fatto una missione abbastanza impegnativa, no? Sì, impegnativa e lunghetta. Lunghetta, sì. Fine del creatore, nuova missione principale, va bene. Abbiamo raggiunto anche il livello 16. Sì. D'accordo, ragazzi, io direi che in queste... Livello 16 raggiunto. Direi che in questa cava possiamo anche salutarci qui. Sì, direi sì, che sì. Ci possiamo vedere con il prossimo... Ah, anche una bella luna piena, tra l'altro. Possiamo vederci con il prossimo appuntamento su Horizon Zero Dawn. Noi vi salutiamo, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete i nostri video sui vostri social. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti. Ciao.